Buongiorno a tutti, eccoci a Io non so di tappo, l'approfondimento di territori e denominazioni vinicole italiane rappresentate da produttori di eccellenza accomunati dall'aver scelto per i loro pregiati prodotti un tappo sostenibile e innovativo. Dove ci troviamo? Andiamo in Toscana con Brancaia, che si estende su 80 ettari vitati, divisi in tre diverse zone: due nei comuni storici del Chianti Classico in provincia di Siena e una in Maremma. Ma cosa differenzia e caratterizza queste tre aree? Allora, la prima si trova a Castellina in Chianti, a un'altitudine di circa 250 metri sul livello del mare e 26 ettari vitati, in maggioranza dedicati al Sangiovese, con una buona percentuale di Merlot e una piccola parte di Cabernet Sauvignon e Sauvignon Blanc. Il terreno è composto da sabbia, limo e argilla, praticamente in parti uguali, ed è molto profondo, cosa che rende le piante resistenti alla siccità. Poi c'è il podere Poppi a Radda in Chianti, dove la superficie vitata è di 12 ettari divisi tra Merlot e Sangiovese. E le vigne hanno un'altitudine maggiore che arriva ai 420 metri sopra il livello del mare, cosa utile per avere maggiore acidità. Il terreno è sempre argilloso, ma ha una prevalenza di sabbia e limo ed è ricco di scheletro, quindi molto drenante. Brancaia in Maremma si trova invece nella zona di produzione del Morellino di Scanzano in provincia di Grosseto, molto più a sud e vicino al mare. Qui troviamo un clima mediterraneo, contrariamente a quello più continentale delle altre due zone, e un'altitudine inferiore ai 175 metri sul livello del mare. E anche se accarezzata dalle brezze marine, è una zona più calda. Infatti, contrariamente ai precedenti vigneti, questi hanno un'esposizione a ovest e sud-ovest che li rende meno soleggiati. Ma anche qui il terreno è argilloso, con prevalenza però di sabbia e ricco di pietre frammentate che gli danno un alto potenziale drenante. In tutto sono 35 ettari e mezzo, coltivati in buona parte con Cabernet Sauvignon e Sangiovese. La storia della cantina risale al 1981, quando i coniugi svizzeri Brigitte e Bruno Wittmer si innamorano di un casale da ristrutturare vicino Castellina in Chianti e danno così inizio alla loro avventura, che li porterà al mondo del vino e da allora non hanno smesso di accrescere, tant'è che nel 1989 acquistano il podere Poppi a Radda in Chianti e poi nel 1998 rilevano anche la bella tenuta maremmana. Oggi è la loro figlia Barbara che porta avanti la filosofia che li ha spinti però sin dall'inizio a puntare verso vini solidi ed eleganti, che interpretassero i diversi territori e che avessero un animo toscano. Per questo GT Toscano la cantina unisce un 80% di Sangiovese che apporta la sua inconfondibile personalità, un 10% di Merlot che aggiunge complessità di frutta matura e regala morbidezza e un 10% di Cabernet Sauvignon che invece rimarca profumi, corpo ed eleganza. Queste uve provengono dai tre diversi poderi di proprietà e prima dell'assemblaggio vengono vinificate e affinate separatamente. Il nome Tre, infatti, deriva proprio da questa insolita e curiosa caratteristica di unire tre territori diversi, ma suggerisce anche l'utilizzo appunto delle tre diverse uve. Non poteva ovviamente mancare anche un terzo motivo, ossia che questa è stata la terza referenza ad entrare in cantina. La maturazione di questo vino avviene per 12 mesi, due terzi in tonneau, che sono le botti da 500 litri, e un terzo in cemento. Questa scelta rende la presenza del legno meno invasiva e più delicata. Seguono poi almeno 2 anni di riposo in bottiglia per permettere al tutto di integrarsi e affinarsi ulteriormente. Ed è così che con il suo colore rosso rubino intenso è un vino che ti conquista con i suoi sentori schietti di frutta bacca rossa.
e note floreali dove regna indiscussa la viola passita. Poi troviamo anche toni chinati, erbe officinali e del sottobosco. In bocca invece risulta caldo e avvolgente, ha una sapidità, è pieno e di buona intensità e finezza, con tannini presenti ma ben bilanciati. Chiude con una buona persistenza. Questo vino può essere accompagnato con svariati primi piatti a base di pasta, con arrosti di carne bianche e si può anche osare accompagnato da un buon pesce saporito. Come riconoscimenti, quest'annata è stata recensita con 91 punti da Antonio Gallone per Venus e 90 punti da James Suckling. Per questa eccellenza, la cantina ha scelto un Tap of Invention della linea Noma Cork Green Line. La ragione di questa scelta l'abbiamo chiesta proprio al produttore, che ci ha risposto così. Abbiamo scelto The Invention in quanto si è dimostrato negli anni un tap molto affidabile e inerte alle variazioni di gusto del vino, in grado di metterci al riparo da deviazioni come quelle del TCA, pirazzine e altri composti inquinanti. A questo punto non mi resta che brindare con un calice di Brancaia.